La segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, è intervenuta al 9° congresso provinciale della CGIL di Teramo, che si è svolto in due giornate nell'aula magna dell'Ateneo Teramano. Il tema affrontato dai 200 delegati appena eletti nei vari congressi di categoria e che ha coinvolto oltre 4.000 lavoratori e lavoratrici è stato quello di avviare un nuovo percorso nelle aree interne del territorio che soffre per la mancanza di lavoro e di servizi. Abbiamo, come dire, tre temi nell'ordine. Uno, siamo un paese che da troppo tempo sottovaluta e non produce una messa in sicurezza del territorio, quindi ogni evento diventa, come dire, drammatico dal punto di vista delle persone e della necessità poi di ricostruire, di immaginare e progettare anche cosa vuol dire ricostruire. Secondo, siamo un paese che ha moltissime aree interne, come vengono chiamate, uno straordinario bellissimo territorio che è stato in parte abbandonato e che è il grande tema invece di come si pensa una ricostruzione connessa allo sviluppo. Terzo, c'è un'abitudine nel paese, diciamo così, ogni volta di ricominciare da capo, ogni volta di fare grandi annunci, di non avere mai le leggi di riferimento e le procedure che permettano invece di affrontare rapidamente la ricostruzione, e quindi i tempi sono insopportabili per le persone. La segretaria Camusso ha anche commentato alcuni punti della nuova manovra finanziaria del governo, come il reddito di cittadinanza e i rapporti con l'Europa. Il reddito di cittadinanza al momento è un annuncio, una nuvola, una cosa che non si capisce giorno per giorno come concretamente si traduce, quindi è davvero molto difficile dare un giudizio. Bisognerebbe capire come si colloca rispetto al reddito di inclusione sulla povertà, bisognerebbe capire il riferimento ai centri per l'impiego, cosa succede, se è una scelta di inclusione o se è una pura scelta di assistenza. Quello che ci colpisce CGIL e CISL e UIL, abbiamo detto insieme ieri annunciando la nostra piattaforma, è che c'è un'idea da un lato sociale, il reddito di inclusione, ma dall'altro non ci sono gli investimenti e le scelte per creare lavoro. Il rapporto con l'Europa. Noi pensiamo che il tema non sia un'astratta difesa dei numeri dell'Europa, anche perché abbiamo in tutti questi anni contestato l'idea che criteri e i parametri che si è data all'Europa, che poi sono più noti con il nome di austerity, sono tra le ragioni che hanno bloccato lo sviluppo, la crescita, gli investimenti, anche la solidarietà europea. Pensiamo a un tema come quello degli eurobond mai realizzato, e quindi non abbiamo un'astratta difesa dei numeri che ci sono.